Buongiorno raga, oggi sono la voce da tenore, quindi da uomo, ma semplicemente perché mi sono svegliata adesso e dovevo svegliarmi presto perché avevo un progetto. È successo sì che mi sono svegliata presto, ma non mi ero addormentata bene, quindi ho preso un bel posticcone per i dolori che ho e mi sono riaddormentata, quindi adesso devo ricalcolare tutti i programmi della giornata che doveva servire principalmente, giornata mattinata che doveva servire principalmente alla ragazzina della porta accanto, che ha ormai in vacanza degli orari da panettiere, quindi in vista anche dei prossimi esami era il caso di doverci organizzare, ma dovremo organizzare tutt'altro, ok? Sto aspettando che il pane stia tostando perché devo anche fare spese, quindi mi sa che il piano B sarà andare a fare spese, svegliarlo appunto un po' prima per quella cosa lì. Bene, il pane sento che ha finito di stare e quindi a frappè. Allora, spesa fatta, facciamo uno svuoto alla spesa. Dovrebbe essere all'incirca per una settimana. Allora, ho preso i triangolini biologici, sono 5 confezioni da 20 grammi, quelli sempre io fanno comodo, non ci sta mai. Pasta sfoglia era la panna, ecco, pasta sfoglia panna la uso principalmente per le pizzette oppure per i cannoli alla crema che ho imparato a farli di recente. Un pacchetto di canestrelli, canestrelli comodo, diciamo lì, sono buoni sia col caffè che col mizzato, con questi piccolini buoni. Poi, perché fa caldo e qui si beve più che mangiare, è stata sì, lo so, a pieno di zuccheri, ma ogni tanto, visto che gli zuccheri li tolgo da tante altre cose, anche se non sembra, però va bene. Ecco, questo vado un attimo a metterlo in freezer perché sennò lo trovo in versione bibita. Andiamo a posare il gelato. E stasera io non ci sarò e vedrete, scoprirete più tardi perché. Allora, ho preso un sushi per il ragazzino della porta accanto. Sapete chi è che chiamo così? Ora mi sente, dice, ma chi è questo tizio che dà a me? Ho preso anche con il 20% di sconto un chilo di gamberi. Mi piace farli con la ricetta, burro, birra e cipolla. Carpaccio sempre con lo sconto del 30%, mi piace tantissimo con il limone. Altri snack che come li chiamo io, di spezza fame per la settimana. Ah, questi devo metterli in freezer. Con i champignon che farò qua con il petto di pollo che lo vedremo. Petto di pollo che troveremo, ecco il petto di pollo. Poi prosciutto, perché non ho trovato i pomodori che mi piacciono, quelli fatti come si chiama, occhio di burro, altra cosa, ma quelli tutti, mi viene in mente il nome del pomodoro che mi piace, c'è un po' la forma floreale, a me i pomodori quelli tondi che non hanno né sapore né odore non piacciono, quindi ne prenderò prossimamente e però prosciutto, pomodoro per la cadina, limoni, pecorino. Poi abbiamo comprato, visto che la prossima settimana sono in ferie, per colazione ho preso una crostina Kinder integrale, ancora hamburger, un misto piccante per la sera, a volte se uno vuole uno stuzzichino. Ho preso due
Monster, sì, una spesa salutare. Non c'è solo la salute, c'è anche la vacanza questa settimana, quindi qualche sfizio in più me lo sono preso. Pasta, pan, tortiglie. Tutti gli hamburger che ho preso saranno offerta di veri panini, quindi poco male, e tanto carne. Poi mancava la scorta di piselli, due latte scremati, completamente scremati. Questi vanno in frigo, non sono per me, ma a volte ci stanno. Poi, scusate se sparisco, ma la roba che va in frigo, i nascondini, chi li trova se li mangia. Pane, insalata, succo ace. Ora ho preso poche verdure, non è perché non mangio le verdure, ma perché le verdure le prendo anche giornalmente, comunque le prendo cose fresche, frutta, verdura, le prendo uso e consumo, ecco, qui vicino. Questa è la spesa un pochino più, diciamo, da sempre, le cose che mi durano un po' di più. Una maionese, perché a volte nei panini ci sta. Avete visto prima c'era, cos'è che, anche il pecorino, perché c'è anche il guanciale, quindi pensate voi, che scrivetemi qui nei commenti che ricetta vado a fare secondo voi. Le uova ci sono già. Poi la sfogliata, sono quattro sfogliatine da fare, appunto, con prosciutto, pomodoro, così velocemente formaggio, mozzarella. E ho fatto la scorta di bottiglie perché non c'ho veramente nulla, ho preso una roba piena di zuccheri, ma a volte ci sta Pepsi e Schweppes. Poi farfalle rummo, la rummo è una delle paste che compro un po' di più, però volevo provare anche tortiglie della Pam, perché non ho presente la marca Pam, non l'ho mai presa, quindi volevo provare anche la marca Pam. Un tonno ci sta sempre per la pasta, perché non si sa mai, è un'insalata, questi vanno nella sport, fagiolini. E poi abbiamo anche una cacio e pepe per prova, perché a volte l'ho fatta da me la cacio e pepe, però non sono espertissima. Tu mi fai provare una cacio e pepe pronta, marca Biffi, mai provato, questo è proprio un esperimento. E poi un patè di tonno, a volte tanto per come la maionese, da lì, ecco, non so se la uso o non la uso, insomma l'ho messa in dispensa. E nulla, questa è la spesa, ora vado a preparare non so ancora cosa, farò una fa, forse si potrebbe provare la cacio e pepe. Si prova la cacio e pepe? Dalla regia non dicono nulla, ma penso di sì, proverei la cacio e pepe. Dai, a dopo. Sono le 5 passate, ho fatto le faccende dopo pranzo, ho pulito un po' e ora vado a riposarmi, anche perché tra un paio d'ore mi troverò con quelle pazzerelle che sono le mie amiche e abbiamo il primo escape day, un giorno che ha organizzato una delle due pazze con cui uscirò stasera. Pazzerelle, no, ma vabbè, poi vedrete voi. E in cui ha scelto un giorno per tutti gli anni, quindi l'ultimo sabato di agosto, in cui organizzeremo qualcosa di, ma, inaspettato per le altre due. Questo è il primo anno ed è qui che deriva il nome Escape Day, perché come prima prova, tra virgolette, come prima esperienza, ecco, forse più adatta esperienza, magari c'è qualcuno di voi che ne ha fatte più di una, ma per tutti e tre noi è la prima volta ed è appunto l'esperienza dell'escape room, quindi essere in questa stanza e dover trovare degli indizi per poter vincere questa prova. Ovviamente prima andremo a cena insieme, quindi e ci vediamo più tardi. Io adesso mi rilasso un pochino. Ciao!
Raga, la doccia è stata fatta, adesso a vestirsi e non so che cosa mettermi. Ma che strano! Ho optato per il vestito lungo, scusate, l'asciugamano della doccia, appoggiato qui. Ho optato per il vestito lungo e nulla, trucco, metterò, ripasso il rossetto di stamani e poi come sempre occhi tutto pulito. Mi stanno venendo a prendere. Ecco l'autista. Saluto, grazie. Saluta. Che fa quella scatenata laggiù? Aspetta, La tutto. chiacchiera. Salve, faccio un saluto. Entri pure. Non è una foto. Ciao, buonasera. A tutti, vero? A tutti, a tutti. Oh, siamo pronti a questa serata? Siete carichi? Sì. Insomma, quanto tempo abbiamo? 45 minuti. 45 minuti. Secondo me ci seppelliranno lì. Oh, la prossima volta se ricapita prendiamo l'ultimo. Non è questo l'ultimo? L'ultimo appuntamento. Ah, l'ultimo orario, perché? Perché almeno se non ce la facciamo ci buttano fuori. Non ci rinchiudono dentro. Chiusura. Oddio. Come vecchi tempi dei locali, faceva chiusura. Gioventù bruciata. Però ho preso quello più difficile. Lo so, infatti sono molto preoccupata. Quando dicono che mi troveranno con le ragnatele, sono lì lì. Insieme a loro. Fame abbiamo? Tanta assai, molta. Che? Tanta tanta. Ma dentro, dentro, fuori. Oh, non vuoi dire cosa c'era? Fammi brindisi un attimo. Sì, Romana, Margherita, Romana, Margherita, fritturina, sentiamo la frittura, facciamo stacchi con il perfetto, c'è la zanzara, uccidi la zanzara, quanto viene da me? Noi abbiamo l'autan. L'autan non l'abbiamo. C'è, sì, grazie. Grazie mille. Grazie mille a voi.
a chi? Alla escape room number one. A fine cena che cosa mi dite? Io ho mangiato benissimo, pizza veramente esagerata. Che altro ha finito il vino? Il vino, era esagerato. Grazie. Sì, pizza buonissima, abbiamo mangiato tantissimo. E la palla? E hanno bevuto tantissimo. Non è vero che abbiamo mangiato tantissimo. La palla? La palla benissima. La palla benissima. La pallina. Sveglia la mattina. Aspetta, vai. Cosa gli ho detto? Gli ho detto. Se si giudica uno dall'aspetto fisico, cioè se non ci smette con uno dall'aspetto fisico, io non starei con nessuno. Queste sono state le mie tostali parole. E gli ho detto, magari poi ti ci metti insieme e scopri che ti piace, e poi magari è lei che ti lascia. E invece. Allora, è stato difficilissimo, penso la stanza più difficile di tutto l'escape room, però sentiamo un attimo a caldo le sensazioni di Katia e Paola. Allora, che ne pensate? Ci siamo divertiti da morire. Mancava solo un po' di luce e un paio di occhiali. Un paio di occhiali. Perché siamo vecchi, se no se siete più giovani ce la fate. E no, è stato divertentissimo, veramente, è stato divertentissimo. Veramente carino. La stanza dei pirati, eravamo quasi vicino al tesoro. Sì, sì, sì. C'è mancato veramente così, così, così. È un'esperienza da fare, mamma mia. Meno male c'era la carta che apriva tutti i lucchetti perché era l'unica che ci vedeva. Insomma. Insomma, divertente. Ora andiamo, dove andiamo, bimbe, ora? A vive, libera la vita loca. Sono sul corso per un succo di frutta. Comunque anche a mangiare siamo mangiato bene, pizza, antipasto, limoncello, caffè, vino, insomma 20 euro. Si può dire che siamo stati bene fino ad ora. Mannaggia, batti quella ragnatela che mi si è attaccata a un braccio con tutti i ragni finti e non mi si staccava più. Ho da rifare, dobbiamo finire la stanza. Sì, sì. Tanto si può finire, vero? Sì. Ok. Prossima volta finiamo la stanza dei pirati. Al prossimo anno. Comunque c'erano dei ragazzi accanto a noi che avevano scelto la stanza di cos'era? Della morte del muro. O dei fantasmi, cos'era? Urlavano come pazzi, urlavano come, meno male almeno noi paura non si è avuta, eravamo tranquille per quello. A dopo. Aspetta, poi faccio la rapina, almeno passo le terrazze. Buonanotte, buonanotte, fiorellini.